schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli che cercherò di spiegarvi in maniera più chiara possibile, visto che qualcuno non ha capito e mi hanno detto che spiego male. Allora, il primo requisito è che dovete avere nella base operativa un'auto che volete duplicare, come in questo caso io ho la Sultan RS. Poi dovete avere in mappa le attività visibili. Allora, io qui avevo una macchina fuori, però non conta un cazzo, pure se non la vede non fa niente, anzi se non la vede non fa niente. E quello che intendo io sono le attività visibili. Le attività visibili sono queste qui che ora andremo a vedere, tutte le attività che comunque diciamo ci sono in game, no? Tutte quelle che noi troviamo, per farvi capire meglio. Allora, per estendere la mappa basta che premete il tasto touchpad e estendete la mappa. Queste sono le attività visibili, ragazzi, tutte le attività. Io in questo caso andrò a fare il glitch nell'Eclipse Tower, quindi mi servirà una attività che è vicino all'Eclipse Tower. Per mettere le attività visibili, come si fa, ragazzi? Allora, innanzitutto dovete andare su nascondi opzioni e dovete mettere personalizza e dovete mettere mostra su tutto. Quindi quando avete fatto questo siete a posto. Questo fatelo fuori dalla base operativa, perché se lo fate dentro la base operativa non vi funzionerà. E in più dovete avere la mira manuale, per questo sia per quelli di PlayStation 4 che per quelli di Xbox One. Adesso andremo a vedere i vari passi. Allora, io vi farò vedere entrambi i passi, sia per quelli di PlayStation 4 che per quelli di Xbox One. Andiamo a vedere. Allora, dovete venire vicino alla cabina e per quelli di Xbox One dovranno fare partecipa a sessione. Io adesso qui non lo faccio, e quando siete ritornati in game schiacciate X per entrare. Al primo messaggio accettate, il secondo lo skippate, ragazzi, quello di unirvi con una modalità di puntamento diversa a un vostro amico. E questo è per quelli di Xbox One. Invece per quelli, adesso ve lo faccio rivedere, accettate il primo e skippate il secondo, ok? Questo è per quelli di Xbox One. Ovviamente dovete mettervi lì e premere X per entrare, ovvio. Invece per quelli che hanno PlayStation 4 questo passaggio è un pochino più semplice. Dovete andare in attività recenti o vostre o di un vostro amico. Io in questo caso vado di un mio amico, perché io non le avevo le attività recenti con questo personaggio. Quindi andate sull'attività recente, ripeto, questo quelli di PS4 lo devono fare, e vi mettete qui su Avvia GTA Online, schiacciate doppio tasto PS per ritornare in game e tenere quella schermata. Quindi a questo punto schiacciate X, doppio tasto PS, gioca GTA Online e poi cancellate il messaggio. Vi troverete spawnati qui come sono spawnato io. A questo punto aprite la mappa, doppio tasto pad insomma, e scegliete l'attività che è più vicina al vostro garage, dove avete le LGRH8 normali, perché in un garage dovete avere le LGRH8. A questo punto vi chiederà di essere host, diventate host e vi caricherà l'attività. Qui che cosa serve? Sia per quelli di Xbox One che per quelli di PlayStation 4 dovranno fare questo passaggio, andare da un amico e fare un partecipa a sessione. Una volta che siete qui aspettate il caricamento, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo, vi trovate in questa schermata e uscirete fuori, insomma sarete buggati così, ragazzi. Allora, io il video l'ho rifatto perché qualcuno si è lamentato che mi hanno detto che io non spiego bene, quindi rifarò anche l'altro video, lo farò in doppio schermo, visto che tanti hanno difficoltà di apprendimento, non so
che cos'è che faccio male, però qualcuno ha detto che non spiego bene. Non sto qui a dire chi, non sto a dire cosa, però questo è per quella persona che magari ha difficoltà di apprendimento. Io generalmente cerco di non farli tanto lunghi i video per non essere rompicoglioni, però purtroppo questa volta ho dovuto farlo così. Quindi torniamo all'Eclipse Tower, ragazzi. E una volta che siamo nel, io dico all'Eclipse Tower, va bene un qualunque garage con appartamento, no CEO, no garage singolo, ragazzi, mi raccomando. Quando siete qui nel vostro garage dove avete tutte LGRH8, salite sulla LGRH8, aspettate che il motore arranca, nel senso che comunque accelera, e premete retromarcia, ragazzi. Vi farà questo bug, aspettate tutti i lag, e quando i lag sono finiti entrate nella vostra base operativa. Una volta nella base operativa sostituite la LG con cui siete entrati con l'auto che volete duplicare, che non cambierà assolutamente. Adesso vi andrò a far vedere, andremo nel pallino azzurro, come ho detto ve lo faccio passo passo in maniera che almeno capite, e come vedete l'auto non è cambiata, noi vediamo una Sultan, però effettivamente il gioco ci segna che c'è una LGRH8. A questo punto che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Andiamo dove c'è quest'auto che noi abbiamo appena sostituito e la portiamo fuori. Quindi saliamo sull'auto, osservate bene la targa di quest'auto, ragazzi, eh? Quindi per questo glitch, ragazzi, non servono diciamo targhe personalizzate, assolutamente non ci servono, e usciamo dalla base operativa. Una volta usciti dalla base operativa, adesso vi farò vedere anche meglio, la targa sarà cambiata, come vedete. Chiamate il vostro centro operativo mobile e tornate verso il centro operativo mobile, ragazzi, è semplicissimo. Entrate nel vostro centro operativo mobile, io ho sempre una LGRH8 dentro un centro operativo, però voi potete mettere ciò che volete, potete anche non avere nulla dentro il centro operativo mobile. A questo punto uscite dal centro operativo mobile e vi farà spawnare fuori. Allora, a me fa spawnare in centro città perché io ho tutti gli account buggati, a forza di provare glitch, ragazzi, io ho gli account buggati, però in questo caso per me è un bene perché vi posso far vedere tutte e due le auto, sia l'originale che il clone che ho appena fatto. Quindi entriamo nel garage. Allora, questa qui che vedete è l'auto che è clone, quella che ho appena clonato, e questa qui, ragazzi, invece è l'originale. Guardate la targa, ve la ricordate la targa? Questa era l'auto che stava nella base operativa e questa qui è l'originale. Il glitch è semplicissimo, approfittatene finché non lo patchano. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.